brutta sconfitta per il Milan, finisce 3-0 per il Chelsea. Partita che è anche complicata da commentare, c'è poco da salvare in questa serata dove il Milan, dopo praticamente 65 minuti di gioco, era già sotto di 3 gol. Gara mal interpretata, credo, da tutta la squadra. È inutile gettare la croce su un singolo piuttosto che un altro. L'intera prestazione di gruppo non è stata all'altezza del Milan, che è vero, è venuto qui allo Stamford Bridge senza 8-9 giocatori. Questo conta tanto anche nelle rotazioni, nelle sostituzioni, nelle scelte di mister Stefano Pioli. Però ecco, lo spettacolo che abbiamo visto questa sera non è stato degno del Milan, siamo chiari, siamo molto limpidi e lucidi nell'analisi di questo match. Salviamo naturalmente l'apporto dei tifosi milanisti, 3.000 tifosi che sono arrivati qui a Londra, hanno svolto il consueto corteo prima della gara, poi hanno incitato la squadra dall'inizio alla fine. Questa sera però non ha funzionato quasi nulla, tanti giocatori sottotono, evidentemente alla squadra ha subito anche l'effetto dello Stamford Bridge, perché una cosa è giocare in Italia, una cosa è giocare qui a Londra contro una squadra forte che ha una panchina stratosferica. D'altronde parliamo di un club come il Chelsea che ogni anno investe più di 200 milioni di euro sul mercato, questo alla fine porta sicuramente ai risultati. Si complica anche la situazione del girone, perché il Salisburgo ha vinto, il Chelsea ha vinto e il Milan purtroppo resta a quota 4 punti, quindi già nella prossima gara a San Siro contro il Chelsea martedì prossimo sarà importante fare almeno punti e non perdere ulteriormente. Però ecco, sono pochi i giocatori che recupereranno per quella partita, l'unico potrebbe essere Theo Hernandez, è l'unica notizia positiva, diciamo così, che possiamo portare via da questa trasferta londinese, perché per il resto ecco, è stato un Milan abbastanza deludente, non ha funzionato quasi niente. Squadra anche sconsolata nel finale, impotente qui contro le maglie blu appunto della squadra di Potter, ha fatto comunque una buona prestazione, ha messo in campo una buona squadra, allenatore, il nuovo allenatore del Chelsea. Milan impotente, Milan che esce dal campo con tanta delusione, insomma. Non era prevedibile una partita del genere, ad essere onesti, anche perché la squadra di Pioli anche nelle difficoltà si è sempre esaltata. Questa sera non ha funzionato, questa sera non è stato così. Male un po' tutti, se vogliamo citare qualche singolo direi male ad esempio De Ketelaere, da lui ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più, ma in generale un po' tutta la squadra, anche la difesa. Salviamo solamente Kalulu, perché anche Tomori non ha svolto una grande partita. È andata così, sperando che il Milan possa imparare anche dai propri errori, sperando che il Milan possa crescere anche da queste brutte sconfitte, da queste batoste europee.